Però se mi inquadri da quella posizione sembra che sono una prostituta. Iniziamo? Iniziamo. Ci siamo. Allora, famiglia di ignoranza, benvenuti in questo nuovo vlog sull'enduristica da bosco. E attenzione, che cosa stiamo facendo oggi? Ci facciamo male, tanto male. Inquadriamo un po' cosa c'è lì. Il nostro migliore amico. Allora ragazzi, iniziamo così questo vlog su come si cambia le gomme. C'è bisogno di tre leve, uno smontagomme, ovviamente dei cerchi da moto con le gomme finite e o camera d'aria o mousse. Noi abbiamo le mousse. Venite con me adesso. Guarda, dammi le mousse. E voilà. Una, due. L'enduristica da bosco utilizza Rise Mousse per la stagione 2020. Iniziando. Allora, iniziamo dalla gomma posteriore, ragazzi. La posizioniamo sullo smontagomme. E adesso vedete come prendere la chiave del 13. Ma non era del 10? Giustamente era del 10. Ci siamo, chiave del 10. Iniziamo. Ok, adesso abbiamo rilasciato il fermacopertone. Possiamo iniziare a prendere le leve e iniziare a sudare. Siamo pronti a cambiare la gomma posteriore, popolo di cinghialotti, senza fare fatica. Giusto due passaggi fatti bene e la gomma esce da sola. Prendiamo la leva numero 1. Posizioniamo lo smontagomme così. Un piede di qua, un piede di qua e giù che va. Si posiziona la prima leva. Si posiziona la seconda leva. Posizioniamo così la terza leva. Adesso non ci resta che tirare fuori con tutta l'ignoranza di questo mondo. Vedete, senza fare fatica, ragazzi, la gomma è già uscita. Una volta uscita così la gomma, giriamo dall'altra parte e da veri cinghiali andiamo su con i piedi. Ho fatto fatica? Non mi sembra. Adesso questa parte qui ognuno la fa un po' a proprio modo, io la faccio così, non faccio fatica, guardate. Posizionate la gomma sullo smontagomme in questo modo, utilizzate la leva da questa parte ed entrate così. Si è già infilata, vedete ragazzi? Adesso ne posizioniamo due. Dio! Il gioco è semplice. Adesso bisogna fare attenzione di non aver rotto il nastro, quello che protegge la mousse. Adesso andiamo a ripulire il canale del cerchio, perché noi cinghialotti ci piace il fango, ma ogni tanto anche noi ci puliamo. Ok, femmini dell'ignoranza, questa qua è la parte più brutta. Bisogna togliere la mousse dalla gomma consumata ed è un lerciume. Quindi si entra sotto di così e la si tira fuori. Madonna l'acqua che c'ho dentro! Mamma mia che puzzetto, peschiamo le trote! Madonna quanta cazzo di acqua c'ho dentro, io cane! E voilà, la mousse è fuori! Adesso ripuliamo la mousse sporca per andare a ringrassarla. Ma cosa sono questi qua? Questa qua ragazzi è una mousse di Rise Mousse, si chiama Climber. Climber Edition, un po' diciamo se tu sei uno stambecco, un EDB stambecco che vuole subito la mousse morbida alla prima uscita, c'è il video girato di... Quindi questa qua subito dalla prima uscita, avendo queste parti più molli, ha subito grip come se fosse una mousse super soft, che non esiste, ma è come dire l'extreme del... Esiste la mousse super soft? Possiamo dirlo? Prima che ci siano i professori da tastiera. Dopo il lancio è ancora vivo. Vivo, vegeto, ritornato in posizione. Family, stavo cercando il grasso per le mousse e ho trovato invece... Questi qua sono gli aggeggi che vanno
nella mousse Climber. Vedete, vengono posizionate così. E così la rendiamo più dura la mousse. Torniamo a cercare il grasso. Iniziamo. Ingrassiamo la mousse. Anzi, prima ingrassiamo la gomma. Family, la mousse è stata ingrassata, adesso la mettiamo all'interno del copertone. Family dell'ignoranza, è semplicissimo mettere la mousse all'interno del copertone. Tenete il copertone in posizione verticale, con la vostra panzotta da cinghialotto, vi mettete sopra così come una bella baccona. Di conseguenza la gomma si allarga, Andrea fai vedere. Vedete come si allarga? E voi posizionate la mousse qua. E fate ambarabacci ciccocò. Vedete ragazzi come va dentro senza fare fatica? Vi sporcate un po', non siamo ai livelli del mondiale, ma noi senza fare fatica mettiamo dentro la mousse. E voilà, ci siamo. Sudato non sono. Andiamo. Allora, la mousse all'interno del copertone, adesso ci resta solamente a posizionare sul cerchio. Solitamente va guardato il senso di rotazione. Personalmente invece, una volta che utilizzo una gomma, la voglio utilizzare una seconda volta, la metto sul contrario, così da avere lo spigolo abbastanza vivo. Apposta la metto sul contrario. Adesso togliamo i guanti tutti pieni di grasso, sennò ci scivolano le mani. Cosiddetto ci scivola, va bene. Posizioniamo il cerchio verso di noi con il copertone dalla nostra parte. Posizioniamo la gomma, prendiamo due leve. Vedete ragazzi, qua c'è il copertone. Ferma copertone. C'è il ferma copertone. Lo andiamo a posizionare dentro. Dovete stare attenti che si incastri dentro nel copertone, il ferma copertone. Una volta che è fatta, prendete le due leve, una di qua, vi aiutate col ginocchio e spingete. Ginocchio lì, le due leve, ok, una la rilasciate. Vi aiutate con la terza leva, ragazzi. Sarà un po' dura da inserire, la inserite. State sempre attenti che il ferma copertone sia dentro. Ragazzi, quando mettete la terza leva, mettetela vicino alla seconda. Non troppo in mezzo, perché sennò fate solo fatica. Quindi la mettete vicino e va dentro di conseguenza la gomma. È fatto. Il gioco è fatto, abbiamo montato metà gomma in un attimo. Ci puliamo le mani dal grasso che abbiamo preso tramite il copertone e siamo pronti per ultimare la gomma dietro. Diamo ogni tanto una pulita alle leve così non ci scappano di mano e non ci facciamo male. La bella lavanderia di ginocchio, no? Vi faccio essi. Siamo pronti? Ragazzi, adesso invece al contrario, si parte dal ferma copertone a inserire il copertone all'interno del cerchio. Posizioniamo le nostre tre leve. Minchia che porcile, mamma mia. Vedete ragazzi, abbiamo le due leve. Qui c'è il ferma copertone. Lo dobbiamo spingere in dentro. Esattamente così. E lo spingiamo in dentro, così che la gomma non si stalloni. E via, prima parte andata. Vedete che qui non si è tallonata bene la gomma? Perché c'è il ferma copertone. Quindi noi alziamo un attimo il cerchio, andiamo sotto a fare il gioco con la leva e la gomma si tallonerà di conseguenza. E via con l'ignoranza. In abbondanza sempre, ragazzi. Giriamo la gomma dalla nostra parte. Io facciamo una premessa. Io non sto utilizzando una leva fissa perché lo smontagomme non è dotato. Cioè, il buco sarebbe qua, il buco è qua, ma io non ho il ferma. Sarebbe giusto metterlo, così si fa meno fatica. E quindi piano piano si comincia ad inserire tutta la gomma. Ricordatevi di prendere pezzettino per pezzettino e non pezzi grossi, sennò fate solamente fatica. Quando la gomma, il copertone inizia a essere così duro, vedete come tira? È semplicissimo, girate la gomma, spingete dalla parte opposta con lo smontagomme e la gomma entra senza che voi fate fatica, guys. Step finale, abbiamo schiacciato dietro, adesso non ci resta che l'ultimo step, ragazzi. 3, 2, 1, go! Completed! Quindi ricordatevi alla fine di tirare sempre il ferma copertone. Cinghialetto, la gomma posteriore è stata fatta, ecco a te. Figami. André! Oh, manca la gomma anteriore! Perché? Andiamo! Eccola! È già quella posizione! Ragazzi, ve lo giuro, non abbiamo fatto apposta. Ci siamo fatti prendere dalla foga e quindi stavamo smontando anche quella davanti, ma è nuova quella davanti, quindi diciamo che non è il caso. Lo stesso procedimento che vi ho appena fatto vedere, utilizzatelo anche per la gomma davanti.